La lezione di danza è strutturata in modo preciso per permettere al corpo di eseguire in modo corretto i movimenti delle braccia, delle gambe e per imparare le varie posizioni e i passi che formano un ballerino. La lezione inizia con un riscaldamento davanti allo specchio, detta sbarra frontale, mirata ad allenare principalmente i muscoli delle gambe e della schiena, in modo da prepararli al lavoro intenso da affrontare durante lo studio dei passi e delle posizioni. A riscaldamento finito, si imparano e perfezionano le posizioni base dei piedi e delle braccia. Si lavora sull'equilibrio del corpo, sull'elevazione dei salti e sui veri tipi di giri pirouette. Non deve mancare lo stretching, fondamentale per allungare i muscoli e mantenere il corpo in buono stato di forma e poter raggiungere così la massima flessibilità muscolare. Si conclude eseguendo delle coreografie. Si balla per mettere in atto tutto ciò che è stato appreso durante le lezioni e per vedere nelle allieve il risultato del lavoro da parte dell'insegnante.